euroregione.news. Teleton Core Mons, 24 ore questo weekend. Core Mons per Teleton raddoppia con la 24 ore di maratona grazie all'impegno di alcuni volenterosi organizzatori, tra cui Paolo Grossa. Sabato 25 e domenica 26 giugno Core Mons e Teleton si ritrovano sul circuito cittadino e raddoppiano, perché dopo l'edizione di dicembre dell'anno scorso, quest'anno abbiamo voluto fare le cose ancora più seriamente e puntiamo alla staffetta 1x24 ore. Si partirà quindi sabato 25 giugno alle ore 17 da Piazza Libertà per finire la manifestazione domenica 26 giugno, sempre alle ore 17, sempre in Piazza Libertà Core Mons. Deve vincere la solidarietà, non è quindi una staffetta, una competizione, non si corre contro il tempo, si corre solo contro le malattie rare. Lo scopo di Teleton è raccogliere fondi per la ricerca, è questa la cosa che più ci interessa, ciò per cui Percorso Sicurezza e mette tutte le sue energie al fianco e all'interno del comitato Teleton, per Teleton per Core Mons, cercando di raggiungere almeno lo stesso obiettivo di raccolta fondi che abbiamo raggiunto lo scorso dicembre, quindi con il raggiungimento di circa 15.000 euro totalmente devoluti a favore della fondazione Teleton per la ricerca delle malattie rare. Le iscrizioni per la manifestazione sono sul sito teletoncoremons.it, dove potete trovare il regolamento, il circuito, quindi anche la difficoltà del circuito stesso e la possibilità di iscriversi sia come singoli che come squadre e nell'orario preferito in cui ogni staffettista vuole correre, quindi sia in orario diurno che in orario notturno. L'iscrizione alla manifestazione è gratuita, non ci sono costi né per i singoli né per le squadre, chiediamo solo un piccolo contributo per le squadre che vogliono posizionare un gazebo, quindi per avere un ritrovo, questo nel piazzale Cancelleria Vecchia, dove tradizionalmente il venerdì si svolge il mercato cittadino, e la possibilità di allestire un proprio gazebo dove potersi cambiare, rinfocillare. Saranno a disposizione comunque dei chioschi per tutti i partecipanti o per tutti coloro che comunque vogliono partecipare anche da spettatori. Durante tutta la manifestazione di Teleton Core Mons ci sarà la possibilità di osservare, tifare e anche alle volte scoprire delle nuove discipline sportive, quindi un weekend all'insegna dello sport, della solidarietà. Avremo un torneo, il primo torneo Coppa Teleton triangolare di calcio, e avremo il baskin, che nel campo limitrofo a quello del calcio, quindi nella zona del ricreatorio, sarà impegnato il Carpe Diem Pieris contro una squadra di baskin di Codroipo, e saranno impegnate le squadre di tiro a volo e altre discipline che stiamo strutturando un po' lungo tutto il percorso. Quindi un weekend all'insegna della solidarietà, ma all'insegna dello sport nel senso generale del termine. Da Core Mons per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news.